Ok, ormai è buio, non è che c'è tanto da dire, ci stiamo dirigendo verso il cerchio, il famoso cerchio di Yabaciu, e io lì voglio provare l'M1, l'app, voglio capire un attimino che sensazione. Si prova. Però cambia l'atmosfera. Perché hai già paura? No, non sto dicendo questo, ma non entrare a conclusioni affrettate. Va bene. The circle, yes. Ah, okay. Ah, ok. Siamo arrivati. Wow. Quante foto ci sono su internet, sì, di sto posto? Sì, sì, sì. Guarda che roba. Dimmi, spiegatela. Cioè, spiegati questa cosa. Beh, raga, voi vedete solo nero, però non ci sono più piante. No, raga, cioè voi. Voi qua lo vedete, ragazzi. Cioè, è incredibile. È proprio un buco all'interno della foresta e non si sa perché. Cioè vorrei veramente illuminare tantissimo, ma sì sì, si vede, ma è pazzesco, cioè lo capite? Non c'è niente, non c'è vegetazione, non c'è nulla. So we are now in the round clearing. Okay. This is the most active spot of the forest. It became famous in 1968 when a military technician, Emil Barnia, came here for a picnic with some friends. And while he was grabbing some wood for the fire, his friends called him and told him that there is a strange object on the sky. No, vabbè, raga, c'è quello. So he grabbed his camera and he pictured one of the most impressive UFO here above the forest. Sembra una roba metallica. Sì, sembra proprio, sì, il classico, vero, disco volante. Disco volante, esatto. Sì. Why there isn't a tree in this area? We don't know that. That's the thing. That's why you're here, because we don't know how to explain this circle in the forest. Some people started thinking that maybe it's a place where these UFOs land, and in our folklore stories, in Romanian folklore, okay, stories, we have a different explanation. People believe that where these spirits, the women spirits, the yele, they gather in forest. Come da noi. Here, the spirits, they do rituals, these spirits, and they do a hora. The hora is a dance where they hold hands, okay, and dance in a circle. Okay. And people believe that when they dance this, the vegetation does not grow for at least 5 years. So the first people that discovered this spot in the forest, they believe that here is a place where these spirits gather. The clearing is like this for the last 200 years or so, something like that. E guarda anche il suo K2 come brilla. Sì. Fino all'arancio sempre. Yes. It's... Cioè, hai capito? Sì. Cosa c'è? Non lo so, ho sentito un rumore provenire da lì e non lo so. C'è qualcosa che è lì. Lì? Strano, sì, mi sembrava qualcosa di strano lì, però non vedo niente perché ho la luce proprio in faccia e sembrava qualcosa di strano da lì, da quel posto lì. Noi siamo entrati di là. Guarda, guarda il suo K2. Il mio niente. Ci va tantissimo. Il mio no. C'è un po'. Come no? Vedi, adesso. Vedi. Adesso. Abbiamo la controprova. Controprova in due direzioni. This is a place where lots of people come to do their rituals or just to hope to experience some of the energies of the forest. So, I mean, if you come to visit Yabaciu, this is the spot where you'll come, for sure. Certo, vedi. Ovvio, questo è il posto per eccellenza. Stai facendo delle foto? Sì. Brava. Proviamo l'app. Guarda, è brillato di nuovo. Partiamo con Rem. Ok. Ok, vediamo se c'è qualcuno qui. Come l'hai messo, in italiano? Sì, in italiano. Ok. Raga, cos'era? Raga, l'avete visto? Dove, giuro, dove? Giuro, l'hai visto? O era una stella cadente, o era qualcosa essere nel cielo. Lì, l'avete visto?
No, io non l'ho visto. Lì. Ma era una stella cadente? Non lo so. Era rossiccia. Sottile, lì. Mi ha scritto. Lì. Stavo per dirti, era una striscia sottile. Ok, mi ha scritto sottile. Non era un aereo. Non era un aereo. Sembrare. Allora ti sta dicendo può sembrare un aereo? Guarda, alla coda dell'occhio poteva essere anche una stella cadente. Tanto guarda come brilla, cioè continua a brillare un botto, eh. Intanto esprimo un desiderio nel caso fosse una stella cadente. Io intanto mi porto avanti con i lavori. Vi rendete conto che l'M1 non molla un secondo? Di brillare un secondo. Ok, io vorrei sapere tanto che tipo di energia c'è. Oh, quando ho detto vorrei tanto sapere, mi ha scritto sapere. Vedere? Come prima, che stavo per dire sottile E ti ha detto sottile? Sì. Ah, ma è vero, prima anche loro ci dicevano che quello che pensava la nostra testa. Bravo. Si materializza. Bravo. Qualcuno che comprende la mia lingua c'è in questo posto? Se c'è, mi può dire che spiriti ci sono qua a Oyabachu? Persona. Ok, c'è una persona qui? Puoi avvicinarti a noi? In questo cerchio? Così capiamo che tipo di persona sei? Mostrare. Mostrare. Ok, ti puoi mostrare a noi? Puoi farti vedere? Difficile. Lo so che è difficile. Di cosa hai bisogno? Posso aiutarti? Fare in modo che tu ti possa far vedere a noi? Creare. Creare? Creare. Cosa devi creare? Ah, magari tu sei quello che ha creato questo cerchio? Personale. Ah, vuoi creare qualcosa di personale? Porta. Porta. Ah, ok. La prima porta che abbiamo incontrato? Che abbiamo varcato? Oh. Chi ha fischiato? Nessuno, noi non abbiamo fischiato. No. Ma va! Ma ah, sei scema! Ma non sono scema! Colpo! Puoi venire qui tu? Stare qui? Sono qua! Allora stai qui! Ma sei tu che fai brillare in continuazione l'M1? Un po' tu! Passi! L'M1 non smette mai qui dentro, mai, mai, è sempre acceso, sempre. Girare, mi ha scritto. Cosa? Sacrificio, mi ha scritto, raga. Paolo? Oh? Cos'è lì? Lì dove? Ci sono delle luci. Ma le vedi? No, non le vedo. Non le vedi perché avete le luci accese. Vedi sì, la sì. Luce. Ok, guarda, adesso ce l'ho spenta. Guarda. Io sono già al buio. Completamente buio. Guarda. Spegniamo le luci. Tanto Paolo vede. Io vedo. Passare. Guarda attorno. Passare. Passare, mi ha scritto. Vedi che se no sembro io stupida che vedo cose che non esistono. Oh, non è la sua gestione, raga. Magari c'è qualcuno. Che forma di energia sei? Condizione. Io sto continuando a fare foto su foto. Pianta.
Guarda che è vicino una pianta. È lì, l'ho vista lì, l'ho vista lì adesso, l'ho vista lì, l'ho vista lì, l'ho vista lì. Sì, sì, c'è qualcuno che cammina. Sì, sto andando, infatti proprio lì. Diritto. Diritto, ecco, proprio sì, diritto da me. Territorio. È il vostro territorio? Perfetto. Territorio perfetto. Perfetto. Ma noi non vogliamo invadere il territorio. Sai che sensazione ho? Io inizio ad avere la sensazione che sono un po' streghette. Ma cosa sono ste voci? Brava. Cos'è sta cosa? Quello è interessante. Cos'è? Non lo so. Lì qualcuno si sta incazzando, Mi fa delle foto strane, raga, non mi fa delle foto. Fai vedere. Non fa foto. Fai vedere l'ultima. E no, le fa proprio brutte, non le ha mai fatte così. Che cavolo è? Vedi quello che vedo io? Vedi? Quello non è Caterin Frangente. Perché io l'ho visto con la videocamera. L'ho visto con la videocamera e ho tutte le luci esperte, quindi non è Caterin Frangente. Sì, però perché mi fa le foto brutte? Guarda, come mai? Vedi quando sono io, per favore, vedi quando sono io. Proprio. Come mai? Guarda solo con gli occhi. Adesso mi ha scritto uscire, raga. Aspetta, uscire. Aspetta, guarda solo con gli occhi. Muoviti a destra e a sinistra e fissa, guarda. Ora ti tiro la luce, dritto lì. Dimmi se non vedi qualcosa. Stai per uscire? Guarda che orbs. Cosa? Un orbs. Ah, vedi? Ma è grosso, eh. Porca miseria! È enorme. Lo vedo di brutto. Guarda, spang. No, no, lo vedo, si vede. È enorme. Sai cosa potremmo fare? Provare la black. Va bene. In centro? Sì. Sei un piccano nel drone chase, like an